abitanti sono costretti a subire. Già alle 5:30 del mattino, si legge in una nota, in via del collettore primario ci sono carovani di tir e mezzi pesanti che attraversano il ponticello di via Taramelli, un manufatto non omologato per sopportare i carichi di questa portata. Una situazione paradossale. Chiaramente le lamentele dei residenti iniziano a farsi sentire. Insorgono i cittadini di Via Gatti che da 3 giorni vedono sfrecciare sotto le loro case migliaia di auto e furgoni. Allo stesso modo si lamentano in via Antonio Taramelli, per non parlare degli utenti del servizio bus 011, i quali improvvisamente si sono ritrovati a piedi. Rincara la dose la portavoce di Fratelli d'Italia nel 10° municipio, Monica Picca, che dichiara: a subire i maggiori disagi sono gli abitanti di via Fiorelli, in quanto 4 fermate dello 011 che collega Saline con la stazione di Ostia Antica sono state soppresse.